il settore attraversa una situazione critica e difficile. Sarebbe forse doveroso affrontare l'argomento, che però è troppo serio e complesso per essere condensato in poche battute di tipo convenzionale, che raccolgono qualche applauso di circostanza e ci liberano, magari un po' ipocritamente, l'animo da altri coinvolgimenti. Vogliamo quindi pensare e comunicare in positivo, celebrando come è giusto la qualità e l'eccellenza della nostra tecnologia, e vedere almeno in questo giorno, ma speriamo anche in futuro, il bicchiere tutto pieno. Sono passati appunto 10 anni dalla prima edizione della guida, sono 8 per me e Fabio, e devo dire che sono proprio volati via. Siamo, e quando dico siamo parlo di tutta la squadra, non io e Fabio, ma tutti i componenti della nostra piccola, ma devo dire agguerrita compagine. Siamo partiti da zero con 1000 aspetti da organizzare e renderli funzionali, spinti dall'obiettivo primario di costruire un rapporto di fiducia con il lettore e il consumatore, perché era ed è nostra piena convinzione che solo un atteggiamento di serietà, trasparenza e chiarezza nei giudizi poteva innescare un legame positivo con il pubblico dei consumatori avveduti, di quelli che il vino lo amano davvero, non si catalogano come superficiali e modaioli bevitori di etichette, e innescare conseguentemente un rapporto virtuoso e leale, ma indiretto, con il mondo della produzione. Per realizzare il nostro scopo era ed è tuttora fondamentale poggiarsi su alcuni presupposti: la passione, la serietà, la competenza. Tutte doti che non basta enunciare per garantirsi l'ascolto, ma che bisogna mettere in pratica nel lavoro di ogni anno per conquistare prima l'attenzione e poi gradualmente anche la fiducia. Dichiarare "noi assaggiamo alla cieca" non significa niente. Il difficile è avere la forza di attenersi ai risultati degli assaggi. Questa è la serietà. La passione e la serietà sono intenti, sono caratteristiche che non possiamo quantificare. Possono solo essere avvertite da chi ha la sensibilità per farlo e ha la libertà intellettuale per leggerci senza pregiudizi. E allora non è difficile accorgersi che, nonostante gli errori inevitabili e qualche apparente contraddizione, il resoconto del nostro operato è libero, privo di compromessi, di aggiustamenti, di ammiccamenti, di spartizioni geopolitiche, quasi al limite dell'ingenuo per quanto è diretto. Però non possiamo ingannare i nostri lettori e neanche noi stessi, modificando le nostre pur relative e discutibili verità. A queste considerazioni aggiungiamo pure il particolare, non certo secondario, di operare per un editore che mai, e dico mai, è intervenuto per condizionare le nostre scelte, lasciandoci sempre la massima autonomia di giudizio. Sarò breve, resta da affrontare il punto sulla competenza. Ognuno di noi partiva all'inizio di questa avventura da un curriculum professionale più che rispettabile, ma avevamo e abbiamo la necessità di incrementare e innalzare costantemente la nostra capacità di analisi. Il nostro lavoro è inevitabilmente incentrato sul bicchiere. Con il tempo si possono conoscere sempre meglio le zone di produzione, le singole realtà produttive, ma allo stesso tempo si devono creare i meccanismi per un'analisi sempre più attendibile. Nel vino e conseguentemente nella degustazione non possiamo mai dire di non avere niente da imparare. Il confronto con tipologie meno conosciute, con nuovi produttori, con nuovi e diversi compagni di assaggio, aggiunge sempre qualcosa al nostro bagaglio di esperienze. L'impegno di questi anni è stato allora di fare un vero lavoro di gruppo senza mortificare le singole sensibilità interpretative. Un lavoro attuato non certo attraverso l'istituzione delle classiche commissioni che producono le fatidiche medie aritmetiche, ma lavorando
in fondo l'interpretazione di un vino è mortificata proprio dalle medie, a noi non ci piace proprio mediare, ma dalla valorizzazione delle singole intuizioni. Cosa significa tutto ciò? Significa che se c'è qualcuno nel gruppo che ha apprezzato molto un vino che non è piaciuto ad altri, non ci si deve appiattire su un giudizio di media, ma dobbiamo crearci il dubbio che quel tale abbia avuto anche ragione, abbia percepito qualcosa che è sfuggito al resto del gruppo. E allora quel vino va riassaggiato per avere una verifica concreta e reale. Tutto ciò provoca un meccanismo di crescita critica e autocritica, ed ecco allora che abbiamo iniziato a utilizzare un vero protocollo basato sul riassaggio della stessa bottiglia a distanza di uno o più giorni. Un protocollo che ha messo in evidenza la tenuta, la resistenza dei vini, la loro qualità più nascosta e profonda, che ne ha fatto emergere la vera personalità, ma che ha anche smascherato i vini più appariscenti e costruiti. I vini di eccellenza qui presenti si sono guadagnati il nostro applauso passando indenne dalla serie quasi diabolica di forche e caudine ai quali li abbiamo sottoposti, e per questo noi vi siamo grati anche delle emozioni che ci avete offerto anche quest'anno. Questo processo ha richiesto una certa dose